Dopo aver consultato la cartina della zona centrale del Texas, Mark decide di dirigersi verso nord. Lascia Colorado City percorrendo la dissestata superstrada statale 208, verso il lago Thomas. Mark spera che la diga segnata sulla cartina esista ancora. Il convoglio potrebbe attraversare il lago grazie alla strada di servizio che esiste sopra la diga. Mark arriva al lago Thomas un'ora dopo e scopre che la diga è ancora intatta. Spegne il motore e si incammina emozionato verso la strada per vedere se... Ma scopre che è larga come un sentiero di montagna. Difficilmente una corriera ed un'autocisterna riuscirebbero a passarci sopra. Mark ritorna sconsolato verso la sua Spider. Mark si è allontanato dall'auto una decina di metri quando sente un rumore inquietante, l'inconfondibile suono minaccioso di un serpente a sonagli. Mark si gira lentamente e nota che il serpente è vicinissimo al suo piede sinistro, perfettamente mimetizzato dietro ad alcune pietre. Sta avanzando lentamente, mentre scopre i suoi denti affilati e velenosi. Lentamente Mark imbraccia il fucile, toglie la sicura ed abbassa la canna verso il terreno. Il serpente balza in avanti e cerca di affondare i suoi denti nella caviglia, ma non gli dà tempo. Mark preme il grilletto e il proiettile gli spappola la testa. Mark beve un po' d'acqua dalla borraccia prima di rimettersi in viaggio per fare ritorno al convoglio. Durante la sua assenza da Colorado City, il gruppo ha lavorato moltissimo. Con del materiale trovato tra le rovine delle fabbriche vicine, ha costruito una piattaforma che rende agibile il ponte. Cutter sta controllando i lavori. L'autocisterna è molto pesante e bisogna essere sicuri che la piattaforma sostenga il peso senza problemi. Non ho trovato nessun altro passaggio, purtroppo. Ma la notizia di Mark è accolta con una certa indifferenza. Anzi, quasi con soddisfazione. Mark è un po' stupito da questa reazione, ma Kate gli spiega cosa è successo durante la sua assenza. Ti ricordi l'esplosivo che abbiamo trovato sulla moto del bandito vicino al lago? Esclama indicando la piattaforma appena costruita. Bene, adesso si trova sotto il ponte. Appena avremo attraversato il ponte, attiverò il timer e 2 minuti dopo, quando noi saremo ormai lontani, boom! Forse questo non riuscirà a fermare Lyons, ma almeno servirà a darci il tempo di arrivare a Big Spring. Mark va a dare un'occhiata alla piattaforma quando Pop Ewell chiama tutti sulla corriera. Si è messo in contatto radio con Big Spring. Prendi qua, Mark! Tu hai le orecchie più buone delle mie! Vedi un po' se riesci a capire quello che stanno dicendo! Mark infila la cuffia e resta in ascolto. Riesce a sentire a malapena una voce incomprensibile tra le scariche elettriche e cerca di concentrarsi per capire almeno qualcosa. C'è un tipo che dice che ci verrà a trovare, mi pare! Commenta Mark con voce incerta, ma non è per niente sicuro di aver capito bene. Ma ad un tratto i disturbi scompaiono e sente distintamente una voce maschile.
Sarò da voi molto presto! Guardate il cielo! Qualcuno ha detto che sarà qui molto presto e ci invitava a guardare il cielo. Gli altri reagiscono a questa frase con una fragorosa risata. Credo proprio che il caldo ti abbia dato la testa, Mark! Esclama Hammer Harlan. Dammi qua, fammi sentire. Le mie orecchie funzionano bene. Mark gli passa le cuffie, ma le ha appena infilate che il debole ronzio di un motore lontano attira la loro attenzione verso occidente. Che mi venga un accidente! Mormora Hammer esterrefatto. Sopra le loro teste vedono un minuscolo marchingegno volante con delle piccole ali. Rimangono tutti a bocca aperta a guardare il piccolo velivolo planare dolcemente e atterrare su un tratto di autostrada vicino al ponte. Il pilota esce a fatica dall'abitacolo e si avvicina salutando amichevolmente. Mi chiamo Rickenbacker e vengo da Big Spring. Vi ho visti mentre stavo esplorando la zona e ho pensato di venirvi a trovare. Esclama mentre si toglie gli occhiali e dà la mano allo zio Jonas. Vero peccato per la mia povera radio. Decisamente ha visto tempi migliori. Fate attenzione. A meno di 5 miglia ad est c'è un gruppo consistente di banditi che si sta avvicinando. Sono la banda dei Maverick, quella che ci ha tormentati negli ultimi 6 mesi. Controllano la città di Lubbock un centinaio di miglia più a nord. E le loro pattuglie stanno setacciando la regione alla disperata ricerca di viveri. Sono convinto che le prossime 30 miglia non saranno affatto facili per voi, gente. Ma vi stiamo preparando un caloroso benvenuto. Non indugiate, vi stiamo aspettando! Quando finalmente il velivolo e lo strano pilota sono scomparsi all'orizzonte, il gruppo si rimette a lavorare con rinnovato entusiasmo. I Lions gli stanno alle calcagna, molto più vicini di quanto si immaginano. In segreto sperano tutti di trovarsi dall'altra parte del ponte, prima che le loro moto li raggiungano. Bene ragazzi, così dovrebbe andare bene. Mark inizia a percorrere la piattaforma e si ferma sull'altra riva con il motore acceso, pronto per un'eventuale fuga. Il gruppo la attraversa a piedi, mentre Cutter ha il compito più arduo di passare con l'autobus vuoto. Il ponte scricchiola e traballa, ma Cutter riesce abilmente ad arrivare dall'altra parte, sano e salvo. Infine, Mark, Kate e Cutter ritornano ad aiutare zio Jonas a far passare l'autocisterna. Proprio quando il veicolo si trova in mezzo, Kate urla disperata. Stanno arrivando! Una densa nuvola di polvere si sta avvicinando minacciosamente e il rombo assordante di un centinaio di motociclette riempie l'aria. I Lions di Detroit si stanno dirigendo velocemente verso Colorado City. Mark, devi tenerli a bada finché non sono riuscito a far passare questa carriola! Urla Cutter mentre gesticola nervosamente verso zio Jonas, che sta disperatamente tentando di tenere in equilibrio l'autocisterna. Lo stomaco di Mark si contrae al vedere la piattaforma traballare sotto il peso dell'autocisterna. Non preoccuparti! Urla Mark e segue Kate che sta tornando indietro di corsa verso l'inizio del ponte. Quando Mark la raggiunge, nota due posizioni difensive strategiche. La prima è una piccola fabbrica di 3 piani sul bordo dell'autostrada, mentre l'altra è la carcassa arrugginita di una macchina vicino all'imboccatura del ponte. Mark entra nell'edificio in rovina e si sistema a una finestra dell'ultimo piano da cui si controlla sia l'autostrada che il ponte. Da qui riesce anche a vedere dove si trova Kate, che si è messa al riparo della macchina sfasciata all'imboccatura del ponte. L'attesa si prolunga. Sembra durare un'eternità, ma ad un tratto ecco comparire i primi banditi. Sono 2, a bordo di un sidecar. Una bandiera con sopra dipinta una testa di leone sventola sull'antenna dietro il sellino posteriore, mentre sul carrozzino è montata una potente mitragliatrice. Appena vedono l'autocisterna, i banditi aprono il fuoco. Una raffica di proiettili traccianti passa esattamente sopra il nascondiglio di Kate. Tuttavia, ella sembra in grado di cavarsela senza troppi problemi. Anzi, imbraccia la sua carabina. Mark appoggia la sua arma al davanzale della finestra e osserva il sidecar, che si sta dirigendo verso il ponte. Il ragazzo sta per sparare quando sente una detonazione.
vede il conducente coprirsi il volto con le mani. Kate deve averlo colpito, e ora il veicolo sbanda senza controllo, e dopo una folle corsa va a schiantarsi contro un edificio, incendiandosi all'istante. Mark guarda soddisfatto i rottami in fiamme, quando ad un tratto nota qualcosa che si muove sul tetto di un edificio di fronte. È un altro bandito, completamente vestito di pelle nera e con il volto coperto da un casco con la visiera abbassata. Adesso si è fermato, ha imbracciato un fucile automatico e si prepara a sparare. Non c'è alcun dubbio. Vuole eliminare Kate. Mark imbraccia velocemente la carabina, trattenendo il respiro per mirare con maggiore precisione contro l'avversario nascosto nell'edificio di fronte. Immediatamente vede il cecchino portarsi le mani al petto, fare un paio di passi barcollando e precipitare con un urlo straziante dal tetto dell'edificio sull'asfalto sottostante. Mark lo osserva per un attimo con spietata soddisfazione, ma viene distratto dall'arrivo di una colonna di motociclette e il resto della banda, a meno di un miglio dal ponte. «Forza, voi due! È ora di andarsene!» urla Cutter. L'autocisterna è riuscita a passare sopra la piattaforma e adesso è parcheggiata dall'altra parte del ponte con gli altri veicoli. Mark esce dalla fabbrica e corre verso il ponte, e quando arriva all'altezza di dove è appostata Kate, le grida: «Innesca la bomba, Kate! Io resto qui e ti copro le spalle!» Mentre Kate corre via, Mark si gira verso l'autostrada, dove sta arrivando il resto della banda. Ormai sono vicini, e Mark spera di sentire la voce di Kate, che lo chiama verso il ponte. «Eccoli, stanno arrivando. Adesso hanno aperto il fuoco, e tra poco le prime moto attraverseranno il ponte.» «È pronta! Vieni via!» urla Kate mentre l'aria intorno a loro comincia a scaldarsi. Mark scatta in piedi e comincia a correre verso la piattaforma, muovendosi a zigzag per non essere un bersaglio facile. Kate e Cutter lo incitano a gran voce, ma Mark è appena al centro del ponte, il punto più pericoloso. Sempre inseguito dal crepitio minaccioso delle raffiche di mitra, prosegue la sua corsa verso la salvezza, finché raggiunge l'autocisterna e Cutter sbuca da chissà dove, afferrandogli il giubbotto e frenando la sua corsa. «Seguimi, Mark!» urla indicando una chiesetta diroccata lì vicino. Tutti i loro compagni sono distesi a terra, ben riparati, in attesa dell'esplosione. Mark è entrato in chiesa da pochissimi secondi e si è appena accovacciato vicino a Kate, quando un bagliore accecante illumina l'intera navata. È un boato spaventoso, rimbomba nelle orecchie di tutti. Le pareti e le vetrate tremano e dalle travi del soffitto iniziano a cadere polvere e calcinacci, ma fortunatamente nessuno subisce perdite o danni gravi. Sono tutti solamente impolverati, ma illesi. Mark si rimette in piedi e osserva la densa nube di polvere che incombe sul ponte distrutto. Per un raggio di parecchie centinaia di metri il terreno è ricoperto dai detriti dell'esplosione. Forse i veicoli sono rimasti danneggiati. Un controllo veloce ma accurato eseguito da Cutter rassicura tutti. I danni sono solamente superficiali. Il gruppo risale rapidamente a bordo della corriera e dopo pochi minuti riprendono il viaggio allontanandosi da Colorado City. Il convoglio sta procedendo da non molto quando all'orizzonte vede profilarsi un gruppo di edifici in rovina, immersi in un'atmosfera calda e opprimente. L'indicazione stradale segnala che stanno entrando nell'abitato di Westbrook. In prossimità della cittadina, la superficie dell'autostrada sembra risplendere come se fosse cosparsa di centinaia di piccoli specchi. Mark aguzza lo sguardo per capire di cosa si tratta, e quando capisce, improvvisamente il sangue gli si gela nelle vene. «Stop! Che succede, Mark?» chiede lo zio Jonas. «L'autostrada è piena di chiodi a tre punte! Dobbiamo evitare questo maledetto posto! Non possiamo rischiare di rovinare gli pneumatici proprio adesso! Secondo quanto ha detto quel tizio, Rickenbacker, questo ormai è un covo di banditi!» «Scommetto che sono stati loro a farci questa sorpresa. Tra poco farà buio, di sicuro non ho nessuna intenzione di farmi beccare mentre sto cambiando una gomma. Oltretutto siamo veramente vicini alla meta. E penso che tutti preferirebbero passare la notte a Big Spring.» Tutti sono d'accordo con Cutter e decidono di deviare per una strada secondaria
e di riprendere l'autostrada per Big Spring alcune miglia più avanti. Mark si mette nuovamente la testa del convoglio e il gruppo procede tranquillamente quando si sente il fragore di una feroce sparatoria. Le pallottole sibilano nell'aria e crivellano la fiancata della corriera con un rumore agghiacciante. Nella posizione in cui si trova il convoglio è un bersaglio veramente invitante per le bande della città. Mark è preoccupato per l'incolumità dell'intero gruppo, cerca disperatamente un percorso più riparato e ben presto trova una specie di vallone sulla sua destra. È il posto ideale. Mark fa deviare il convoglio e tutti riescono ad allontanarsi da Westbrook senza grossi danni. Adesso possono continuare il loro viaggio sull'autostrada. All'orizzonte Mark vede il sole tramontare dietro la cima del monte Signal. Hanno ancora un'ora di luce a disposizione. Mark intravede un cartello stradale e rallenta per leggere cosa c'è scritto, anche se la vernice è ormai quasi completamente scrostata. Big Spring, 16 miglia. Il gruppo urla di gioia e dalla corriera provengono fischi di entusiasmo. La speranza di portare a termine la prima tappa del loro viaggio sembra ormai avverarsi. Dopo alcune miglia Mark vede un altro cartello e questo annuncia che tra poche miglia attraverseranno la cittadina di Coahoma. Il ricorso degli avvenimenti di Westbrook è ancora vivo nella loro memoria, quindi Mark decide di far fermare il convoglio. E aveva ragione ad essere cauto. Scrutando lontano con il suo binocolo, guarda attentamente la città e riesce a distinguere oltre 20 moto parcheggiate disordinatamente lungo la strada. I motociclisti stanno saccheggiando i negozi e le case vicine e tutto il bottino è ammassato vicino ai veicoli. Improvvisamente una sottile linea luminosa sale verso il cielo e dopo alcuni istanti scoppia, sviluppando una sfera di luce bianca che illumina il paesaggio circostante. «Che roba è questa?» chiede Mark sbigottito mentre Cutter e Kate si avvicinano per vedere cosa sta succedendo. «È un bengala. Ci hanno scoperto.» «Non riusciremo a fare il giro di questo maledetto posto!» esclama Cutter esaminando con una veloce occhiata il paesaggio circostante. «Il terreno è troppo roccioso e la corriera e l'autocisterna non riuscirebbero a fare più di un centinaio di metri. No, signori. L'unica nostra speranza è attraversare quella città come saette, prima che si organizzino. Gli passeremo sotto il naso a tutta velocità, senza neanche dargli il tempo di capire cosa sta succedendo.» Il piano viene comunicato a zio Jonas. Anche lui è del parere che solo in questo modo il gruppo riuscirà a raggiungere Big Spring prima di sera. «Mark, vorrei venire con te se non ti dispiace.» «Va bene, Kate. Ti avverto che sarà pericoloso.» «Mi sembra di averti dimostrato che so badare a me stessa.» «Io vi seguirò con l'autocisterna e Cutter verrà per ultimo con la sua corriera. I sedili posteriori saranno occupati da uomini armati, in modo tale da tenere a bada gli eventuali scalmanati che avessero voglia di seguirci.» In pochi minuti il piano viene discusso e deciso ed esposto al resto del gruppo. I mezzi vengono messi in fila, pronti a sfondare qualsiasi ostacolo si presenti a Coahoma. Mark aspetta di vedere i pollici alzati, il segnale di partenza convenuto. «Tieniti stretta, Kate!» urla Mark, ma è ormai impossibile parlare a causa del rumore del motore. «Adesso balliamo!» Mark si avvicina alla periferia della città a velocità sostenuta, cercando di non distanziare troppo il resto del convoglio. Kate alza il fucile e si prepara a dare il benvenuto a quei banditi che saranno così coraggiosi, o così stupidi, da ostacolare il passaggio. Alle finestre e dai tetti degli edifici lungo la strada, i banditi aprono il fuoco. Con una precisione agghiacciante, Kate risponde al fuoco. «Crepa, bastardo!» Abbattendo uno dopo l'altro i Maverick troppo temerari. In lontananza Mark intravede il primo ostacolo, ma decide di superarlo premendo l'acceleratore a tavoletta. La brusca accelerazione lo scaraventa all'indietro e gli pneumatici stridono sull'asfalto. La Spider è diventata un proiettile mortale che a questa velocità potrebbe travolgere qualsiasi ostacolo che si presenta in mezzo alla strada. La macchina attraversa la città ad un'andatura spaventosa e sta quasi per raggiungere la periferia quando compare una figura solitaria immobile in mezzo alla carreggiata. Mark continua ad accelerare nella speranza di mettergli paura,
ma si accorge invece che il coraggioso avversario sta alzando lentamente il fucile e lo sta puntando contro il parabrezza. Mark vede un bagliore partire dalla canna del suo fucile e sente il proiettile passargli sopra la testa, ma il suo avversario ha i secondi contati. La macchina lo investe a tutta velocità, scaraventandolo in aria. Mark cerca disperatamente di aggrapparsi al volante per evitare il colpo di frusta, ma è invece la povera Kate che sbatte contro il cruscotto e si ferisce la fronte. Kate! Forse si tratta di una ferita grave, ma dopo alcuni attimi di stordimento, Mark vede che Kate prende dallo zaino il pacchetto di medicazione e si disinfetta la fronte. Sto bene, non preoccuparti. Un istante dopo, come se non fosse successo nulla, riprende in mano il fucile e lo carica. Alla prima occasione Mark accosta la Spider e aspetta che il resto del convoglio lo raggiunga. Alcuni minuti più tardi, la corriera e l'autocisterna escono rumorosamente da Coahoma. A quanto pare tutto a posto, a parte alcuni proiettili conficcati nelle lamiere. Mark rimette in moto l'auto e precede allegramente il gruppo a Big Spring, sicuro di arrivare prima di sera. Ma un'occhiata nello specchietto retrovisore gli fa cambiare subito idea. Ci mancava solo questa! A giudicare dai fari ci sono almeno 20 moto che si stanno avvicinando minacciosamente. I Maverick sopravvissuti alla loro breve ma devastante visita a Coahoma si sono messi all'inseguimento e la distanza che li separa sta diminuendo in maniera impressionante. Il gruppo ha aperto il fuoco, riuscendo a colpire un paio di motociclisti, ma di certo le loro armi non sono sufficienti a fermarli tutti. Mark guarda preoccupato nello specchietto retrovisore e vede il gruppo dei banditi avvicinarsi ai lati del bus. I banditi, seduti sui sedili posteriori rischiando la vita, cercano di salire a bordo della corriera in corsa. Molti non riescono a rimanere in equilibrio e cadono sotto le ruote. Ma quei pochi che ci riescono rompono i vetri con violenti calci ed entrano dai finestrini. Improvvisamente la corriera rallenta. Qualcosa di preoccupante sta succedendo all'interno. Mark si lascia sorpassare dall'autocisterna e rallenta, in modo da permettere a Cutter di raggiungerlo. Mark non crede ai suoi occhi. All'interno della corriera è in corso un violento combattimento. Accelera bruscamente e avvicina la sua auto al predellino. Kate, prendi tu il volante, presto! Non appena la sua dolce compagna ha preso i comandi della sua auto, Mark si prepara a spiccare il salto. Riesce ad appoggiare entrambi i piedi sul predellino e ad afferrare il corrimano. In questo modo non corre il rischio di cadere. Risale a fatica i pochi scalini e si avvicina al posto del conducente, dove Cutter è impegnato in una durissima lotta con un Maverick che sta tentando di togliergli il controllo del veicolo. Il bandito vede Mark. Lascia Cutter e si precipita addosso cercando di afferrargli la gola. La colluttazione è violenta e Mark si ritrova disteso a terra con il bandito che gli tiene la gola con entrambe le mani. Ma il bandito ha commesso un errore. Mark sferra un potente calcio in mezzo alle gambe del bandito, frantumandogli i gioielli di famiglia. Il bandito è disperato e furioso dal dolore e si contorce a terra. Mark non si lascia sfuggire l'occasione. Punta la carabina alla sua testa e gli fa esplodere il cervello. Mark scavalca il cadavere del bandito e corre lungo il corridoio centrale della corriera per andare ad aiutare i suoi amici che stanno lottando contro gli altri tre Maverick che sono riusciti a salire a bordo. La sua presenza incoraggia gli altri membri del gruppo e in breve tempo riescono ad avere ragione dei loro nemici. Mentre Mark aiuta a trascinare i corpi dei nemici verso l'uscita, a un tratto vede una forte luce arancione nella parte posteriore della corriera. Incuriosito, Mark si avvicina al finestrino per vedere di cosa si tratta, ma si rende subito conto della natura di quello strano oggetto. È una bomba Molotov, una bottiglia piena di una miscela di olio e benzina, chiusa con uno straccio imbevuto con la stessa miscela. Lo stoppino è già stato acceso ed il bandito che tiene in mano la bomba si avvicina al finestrino posteriore e si prepara a lanciarla. Mark non ha un attimo da perdere. Impugna l'arma proprio nel momento in cui la bomba Molotov viene lanciata. Allontanatevi dal finestrino! Urla ai suoi compagni mentre alza il fucile. Le loro grida di terrore quasi lo assordano, ma fa un ultimo sforzo. Trattiene il fiato
mira e preme il grilletto. I proiettili infrangono il vetro del finestrino colpendo il bandito in pieno torace. Tiene ancora stretta in mano la bottiglia Molotov, ma non può più lanciarla. Il suo corpo senza vita si schianta sull'asfalto e la bomba scoppia avvolgendolo in una vampata di fuoco. «Ehi, ci siamo!» urla emozionatissimo Cutter, indicando il complesso fortificato che si profila all'orizzonte. «Big Spring! Ce l'abbiamo fatta!» Tutte le difficoltà sopportate durante il viaggio vengono dimenticate. Gli sguardi di tutti i membri del gruppo sono fissi sulla nuova destinazione e il cupo silenzio che regnava fino ad ora viene improvvisamente rotto da uno scoppio di risate e urla di gioia. Tutti sperano di nuovo in una vita tranquilla. Un razzo di segnalazione verde illumina il cielo e i tetti della cittadina. Quelli di Big Spring hanno visto il gruppo arrivare. Pop Ewald si mette in contatto radio e dopo una frenetica conversazione comunicano il loro benvenuto. Dicono che la via d'accesso all'autostrada è aperta! Basta arrivarci! A quanto pare i Maverick hanno rinunciato all'inseguimento quando hanno visto quel bagliore verde nel cielo senza luna. La strada è completamente deserta. Mark si avvicina a Cutter per vedere se in lontananza intravede la sua macchina guidata da Kate, ma riesce a distinguere solamente l'autocisterna, un centinaio di metri più avanti. Dopo alcuni minuti, vede la Spider parcheggiata sul ciglio dell'autostrada. Mark non vede l'ora di avvicinarsi e salutare Kate, ma la scena davanti ai suoi occhi gli paralizza ogni movimento. Kate è impegnata in una lotta disperata. «Fermati, Cutter!» urla Mark con quanto fiato ha in gola. «Kate è in pericolo!» Cutter rallenta e Mark scende dalla corriera per correre in aiuto della sua amica. «Aiuto! Mark!» urla disperata mentre i banditi cercano di immobilizzarla in uno dei sidecar, ma un violento colpo alla nuca mette fine alla sua coraggiosa resistenza. Mentre Mark si avvicina per vedere cosa può fare per aiutarla, un bandito si gira e gli scarica addosso la sua arma. Mark balza fulmineo in avanti, riuscendo ad evitare la raffica mortale. Si rialza di scatto e sente che l'avversario tenta disperatamente di sparare ancora, ma l'arma non funziona. Ha finito le munizioni. Mark impugna la sua arma, prende la mira e spara, uccidendo il Maverick sparando un colpo solo. Si gira di scatto per uccidere anche il suo compagno, ma quello si sta facendo scudo con Kate e Mark non può rischiare di colpire la sua amica. Una sensazione strana tra rabbia e paura gli mozza il fiato e con la morte nel cuore Mark si vede costretto ad abbassare il fucile. Sconvolto dalla rabbia, Mark resta a guardare l'ultimo bandito che sale sulla moto e accende il motore. In un disperato tentativo di salvare Kate dal brutale rapimento, si mette a correre verso il Maverick, ma il bandito accelera prima ancora che lui riesca ad avvicinarsi. La sagoma della moto, con sopra il bandito e la sua amica, scompare rombando nell'oscurità, ma Mark giura a se stesso che prima o poi riuscirà a salvarla. Mark ritorna verso la sua Spider, deciso di lanciarsi all'inseguimento, ma il suo progetto è destinato a non realizzarsi. Cutter si avvicina con la corriera e urla con voce allarmata. «Ci sono molti fari che stanno venendo da questa parte, Mark! Sono sicuramente Lions e dobbiamo filare la svelta se non vogliamo che ci raggiungano prima di Big Spring!» A malincuore Mark accetta il suo consiglio, perché si rende conto che sarebbe una follia finire proprio in mezzo ai Lions di Detroit. Il convoglio entra nel perimetro fortificato di Big Spring e il gruppo viene accolto da un caloroso benvenuto da parte dei suoi abitanti. Il morale è alle stelle e cominciano i festeggiamenti per il loro arrivo, che suggella un'alleanza destinata a rinforzarsi nei mesi a venire. Mark è riuscito a portare a termine la prima parte di un viaggio lungo e difficile, anche se il rapimento di Kate getta sul suo successo un'ombra che è deciso a cancellare. Il viaggio di Mark, guida e difensore del gruppo Dallas 1, continuerà nella seconda stagione dell'audiolibro game Guerrieri della Strada.